Odessa non è famosa solo perché nell'Ottocento il pastificio Agnesi da Oneglia in Liguria mandava i suoi velieri a caricare il grano ucraino Tangarok, il più ricco di proteine che la storia ricordi, poi scomparso dopo la rivoluzione d'ottobre. Posta sui confini dell'odierna Ucraina, ebbe come nickname quello della piccola Napoli, visto che il nobile napoletano José de Rivas, al servizio del principe russo Grigori Aleksandrovich Potemkin, con le sue truppe conquistò il villaggio di Khadivei, fortezza sul golfo di Odessa, primo nucleo della città. La zarina Caterina II assecondò l'idea di De Ribas della costruzione di un porto. La florida comunità italiana di Odessa ne influenzò profondamente anche la cultura, fino al punto che alla fine del XIX secolo la città adottò l'italiano come seconda lingua ufficiale. La più famosa canzone napoletana, O Sole Mio, venne scritta a Odessa nel 1800 1898 da Edoardo di Capua. Alla morte di José de Ribas, Armand Emmanuel Sophie de Septimaine Vigneron du Plessis, duca di Richelieu, proseguì l'opera del suo predecessore, ampliando l'importanza della città sotto ogni punto di vista, e si rivolse ancora ad architetti italiani del calibro di Boffo, Torricelli e Scuderi. Fra le loro opere che abbellirono Odessa si ricorda la celebre scalinata Potemkin, progettata in particolare da Boffo e dall'architetto russo Avraham Melnikov. La scalinata divenne famosa nel mondo perché fu lo scenario della strage compiuta dall'esercito zarista, come rappresentato nella storica pellicola La corazzata Potemkin di Sergei Mikhailovich Eisenstein. Nelle strade, nelle piazze di Odessa, si suona ancora oggi e ancora di più il canto della libertà.